Ciao e bentornate o bentornati sul canale. Oggi volevo parlarvi di questo libro, Why Women Have Better Sex Under Socialism, di Christine Godsey, però sarà un video un po' diverso dai soliti libri isterici, perché questo libro in realtà non mi ha convinta del tutto, però appunto volevo sviscerare un po' questa questione con voi, magari discuterne nei commenti, perché mi ha fatto riflettere su alcune cose, diciamo, alcune questioni di principio, diciamo. Ma partiamo per gradi. Godsey è una professoressa universitaria, è specializzata in studi sulla Russia e sui paesi slavi e ha anche vissuto a cavallo fra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 fra Bulgaria, Germania e altri paesi dell'Europa dell'Est. Quindi è esperta di queste zone, è specializzata su studi di femminismo, di genere e socialismo. E in realtà questo libro è nato dopo che un articolo dall'omonimo titolo, che vi lascio in descrizione, ha avuto molto successo sul New York Times. E ora, se io mi fossi un minimo informata, invece di farmi attrarre così dalla copertina bella, dal titolo ammiccante e dietro c'è anche un blur di Yanis Varoufakis, forse non l'avrei comprato, perché sinceramente mi mette sempre un po' di sospetto quando a partire da un articolo che diventa virale salta fuori poi un libro. Però è anche vero che guardandolo così di sfuggita in libreria, quando l'ho comprato, vedendo che lei appunto è una professoressa universitaria specializzata appunto su questi temi, non mi sono informata più di tanto, l'ho semplicemente acquistato così d'impulso. Non credo, da quello che ho capito, che siano ancora stati acquistati i diritti per l'Italia, perché ho visto comunque sul suo sito che verrà tradotto, è stato già tradotto in altre lingue, ma l'italiano non figurava al momento. E questa appunto è l'edizione inglese che è uscita per la Vintage. L'ho preciso perché in questo libro c'è anche una seconda introduzione specifica appunto per la versione inglese britannica e genericamente per il mercato europeo. Quindi se vi interessa recuperarlo, ecco, tenete presente che rispetto alla versione americana qui c'è qualche pagina in più, ma insomma niente di che. Perché questo libro non mi ha convinta? Allora, innanzitutto, sì, è breve, fin qui ci arriviamo. È circa, togliendo le note e la bibliografia consigliata, è 177 pagine, comprese anche appunto però queste due introduzioni. I capitoli sono sei, sono abbastanza brevi e ogni capitolo comincia con una piccola istantanea, diciamo, di una donna che ha fatto la storia in un certo senso del socialismo, come potete vedere, sono proprio appunto delle istantanee, cioè una fotografia, una brevissima biografia. E il fatto che i capitoli siano brevi e che fin dall'introduzione l'autrice dica che questo non vuole essere un lavoro esaustivo, ma vuole essere solamente un'introduzione su quelle che sono le argomentazioni a favore dell'indipendenza economica delle donne, va a suo favore. Cioè, ok, mi dici fin dall'inizio che sarà appunto solamente un'infarinatura sull'argomento e di conseguenza anche il libro breve, i capitoli pure, così diventa molto più scorrevole e anche l'inglese è molto semplice secondo me, quindi ha appunto questo pregio di avere una lingua molto semplice, di essere scorrevole, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Il fatto è che lei nell'introduzione specifica alcune cose, cioè pone le basi del suo lavoro, che è una cosa che ho apprezzato, ma che poi ha cominciato a darmi un po' fastidio per il modo in cui ha portato avanti queste sue istanze. Ossia, lei dice: questa è solamente un'introduzione all'argomento, al macro argomento che può essere l'intersezione fra il socialismo e il femminismo. Adesso vi spiego un po' cos'è il capitalismo, ok? E faccio una divisione, quello che io chiamo socialismo di Stato e quello che io chiamo socialismo democratico. Col socialismo di Stato intende il socialismo dell'ex blocco sovietico, della Germania dell'Est, della ex Jugoslavia, quindi un socialismo imposto. Con socialismo invece democratico intende quello dei paesi dell'Europa del Nord, quindi paesi che in fin dei conti vivono nel regime economico capitalista, ma che hanno molte misure che possiamo ascrivere al socialismo. Perfetto.
Poi apro una parentesi e dice, ovviamente quando parlo di tutte quelle misure economiche relative al socialismo di Stato, non sono qui per difendere Stalin, non sono qui per auspicare un ritorno di un regime, eccetera, eccetera. E capisco che lei lo faccia per tutelarsi in un certo senso, per mettere le mani avanti, difendersi da eventuali critiche. E mi sta molto bene che lo faccia nell'introduzione, perché appunto poi ci mettiamo, insomma, abbiamo capito che questi sono, questa è la prefazione, questi sono i tuoi punti di base e poi andrai e mi spiegherai tutto il resto. Il problema qual è? Che invece ogni volta che cita una misura economica o una condizione particolare molto favorevole all'indipendenza economica delle donne, nei vari capitoli che sono tematici, ce n'è allora... ce n'è una appunto più generica sul lavoro, una sulla maternità, un capitolo sulla leadership. Non si sa bene perché l'argomento centrale, che appunto il sesso, viene diviso in due parti, e poi l'ultimo capitolo è sul voto in generale, sul poter esercitare il diritto di voto. Ok, qual è il problema? È un capitolo iniziale in cui ci spiega appunto quello che è il regime economico sotto cui ci troviamo, il sistema economico sotto cui ci troviamo, e cioè il capitalismo, quindi appunto l'introduzione è questa. Il problema è che ogni capitolo, come dicevo, è molto breve e andrebbe tutto bene se non fosse che ogni singolo capitolo comincia con un aneddoto personale. Che ci sta, finché però non mi prendi 3-4 pagine di un capitolo già breve per raccontarmi una storiella che sì, mi aiuta a focalizzare meglio quello che mi stai dicendo, a empatizzare, a comprendere meglio il punto che tu stai per fare. Però di nuovo, stiamo comunque parlando di capitoli molto brevi, quindi mi stai già togliendo una parte su quello che poteva essere il fulcro del discorso, e cioè la tesi che con un sistema economico socialista la vita delle donne sia migliore e di conseguenza anche la loro vita sessuale lo sia. Poi, dopo l'aneddoto in cui ti spiega, non lo so, la maternità, la differenza come la viviamo noi sotto il capitalismo, come era pre-1989 in questi altri paesi, ti va appunto sempre a spiegare com'è nei paesi capitalisti, come se non lo sapessimo già, e quando va a spiegarti invece, non lo so, nella Germania dell'Est c'erano tutte queste misure, e sono sempre cose molto interessanti, perché io ho imparato molto nella mia ignoranza. Ad esempio appunto in Germania dell'Est le donne erano invitate a lavorare, e anzi era considerato del tutto normale, ma erano anche molto aiutate, quindi esistevano asili nido, materne, statali, addirittura all'interno delle università. Quindi l'idea era che una donna che volesse decidere di avere figli potesse farlo senza vederlo come un qualcosa che va per forza a farti sacrificare un'altra parte della tua vita, come può essere lo studio, il lavoro, eccetera. Essendo così libere e così indipendenti anche economicamente, le donne, appunto, il concetto è la loro vita sessuale era migliore, proprio perché anche il divorzio stesso non era visto come un qualcosa di scabroso, un'onta sulla vita di una donna, ma era normale. I rapporti quindi fra donne e uomini erano molto più basati su un sentimento vero, una voglia vera di costruire qualcosa insieme, più che un sentirsi magari intrappolati perché non puoi divorziare, dipendi economicamente da un uomo, eccetera. Fin qua tutto bene. Il problema è che ogni volta che poi ti spiegava, come in questo caso, un aspetto relativo alla Germania dell'Est o alla Bulgaria, quello che è, poi di nuovo ripeteva il solito cavillo: sì, però c'erano anche altri aspetti negativi, sì, però ovviamente stiamo parlando di, non lo so, la Romania, che era una dittatura e quindi aveva questo problema. Che è chiaro che è importante, però nel momento in cui me l'hai già detto nell'introduzione diventa un po' ridondante se ogni due per tre finisci per rifarmi quella spiegazione.
Non solo, ma le note a cui rimanda, quindi le fonti, sono spesso articoli o libri scritti chiaramente da studiosi anglofoni. Quindi, di nuovo, non mi stai, secondo me, dando delle fonti che possano aiutarmi a comprendere meglio quale fosse effettivamente la situazione. Perché è chiaro che ci sono una serie di eventi concatenati che hanno determinato anche alcuni aspetti, come potevano essere le famose code per comprare la carta igienica. Non solo, lei, ho dimenticato di citare che nell'introduzione lei dice: mi soffermerò semplicemente sulle donne, e quando parlo di donne non voglio essere discriminante nei confronti delle donne trans e delle persone non binarie. Però, insomma, parlo delle donne e non mi soffermerò più di tanto su tutte le relazioni che non siano quelle eterosessuali. E anche questo l'ho trovato un po' una pecca, sinceramente, perché non posso credere che non potesse espandere un po' la sua ricerca per includere anche tutto ciò che non è eteronormatività, anzi, eterosessualità, e soprattutto. Un'altra pecca, secondo me, è che non cita, ma neanche per sbaglio, movimenti femministi o tutto ciò che riguarda l'attivismo dal basso. Quindi il suo atteggiamento è principalmente un atteggiamento di riflessione sul mondo del lavoro, essenzialmente sulla maternità. E anche quando parla appunto i capitoli centrali sul sesso, dicevo prima, non capisco perché siano divisi in due parti, perché non è che parli di questioni diverse o di, non lo so, problematiche diverse. No, addirittura anche l'aneddoto che comincia nella parte 1 viene poi completato nella parte 2. Mi ha dato l'impressione che semplicemente non volesse avere un capitolo molto lungo e quindi abbia pensato che lo divido in due parti, così sembrano due capitoli corti. Però, insomma, non mi è parso molto, molto funzionale, sinceramente. E appunto anche questa parte che secondo me era molto interessante. Lei sì, cita dei sondaggi che erano stati fatti appunto pre-1989 e poi dopo. Ed è incredibile appunto vedere come a livello proprio personale sia le donne che gli uomini effettivamente avessero una visione molto più moderna, verrebbe da dire, sulla sessualità rispetto a quella che abbiamo noi e rispetto a quella che hanno cominciato ad avere dopo il 1989, ritornando a quei valori tradizionali, no? Di cui sentiamo tanto parlare anche noi oggi. Però, di nuovo, è tutto molto qualche dato buttato lì così che non ti viene approfondito più di tanto, e ogni due per tre c'è sempre questa cosa del sì, però c'erano anche tante cose negative. Inoltre, appunto, come dicevo, non mi sembra che anche a livello di bibliografia consigliata consigli chissà che titoli. Ora, io non sono chiaramente un'esperta, però mi aspettavo da una studiosa di. Appunto di studi, cioè una persona comunque per cui la Russia, i paesi slavi, determinate tematiche di genere, il femminismo, eccetera, sono il suo pane quotidiano, mi aspettavo che fosse in grado di creare un libro che sia sì introduttivo, ma che giunga a conclusioni un po' diverse da quelle a cui giunge lei, perché stringendo proprio quello che lei dice è: in sintesi, ragazze, andate a votare. Io dico ok, vero, è chiaro che se vuoi che avvengano determinati cambiamenti nella società è importante votare per chi vuole implementare certi cambiamenti. Però mi è parsa una soluzione molto, molto arida, così come quando parla di leadership e
Di sfuggita dice che quando si parla di rompere il soffitto di cristallo, in realtà ci dimentichiamo del fatto che chi rompe il soffitto di cristallo sono comunque donne della classe media, bianche, abili, eterosessuali, e che hanno potuto rompere quel soffitto di cristallo perché si sono appoggiate ad altre donne non altrettanto privilegiate, che sono, non solo le hanno sostenute, ma sono anche lì a pulire i cocci. Però appunto è proprio una frasina che lei butta lì e non approfondisce, quindi l'ho trovato un po' sterile, diciamo, come argomentazione, nel momento in cui non ti sbilanci mai. È un po' colpire un po', come si dice, essere un po' cerchiobottisti, no? Perché nel momento in cui semplicemente mi elenchi un po' di statistiche, continui a farmi questo ping pong fra da noi è così, allora, in quegli stati era colà, ma non mi vai ad approfondire più di tanto e ti soffermi addirittura un intero capitolo sulla leadership, quando sinceramente un po' l'idea sarebbe anche di non avere più il concetto di, non lo so, CEO o chissà quali posizioni super manageriali, no? L'ho trovato un po' deludente proprio perché era una persona che in teoria è specializzata in queste cose. Però mentre lo leggevo non riuscivo, avevo tutti questi puntini e non riuscivo in un certo senso a, come dire, a unirli, no? E a dirmi cos'è che effettivamente mi ha dato fastidio, perché non ne sono convinta, e quindi ho fatto quello che forse fanno in tanti, cioè sono andata a leggermi altre recensioni. Sono andata su Goodreads e scorrevo, erano tutte bellissime, tutte 5 stelle, 4 stelle. Pensavo, boh, forse c'è qualcosa che io non ho colto, perché se è piaciuto a tutti, a me no. No, la domanda me la faccio, finché non ho trovato una recensione che non è che mi ha fatto unire i puntini, ha fatto allineare i pianeti di questa ragazza che dice. Questa persona, l'autrice, non deve aver mai letto Silvio Federici. E lì ho pensato, ecco che cos'è. Perché il libro che lei appunto cita è esattamente quello che avrei voluto leggere quando invece ho letto questo. Cioè, Federici parla del lavoro di riproduzione, parla del non, chiaramente è un libro completamente diverso, credo che si chiami Il punto zero della rivoluzione, comunque vi lascio la copertina. Non parla di un argomento che sì, c'entra tantissimo con questo, ma appunto è solamente una parte di quelli che God si tratta qui. Però comunque anche trattando solo, tra virgolette, di lavoro riproduttivo, anche solo nell'introduzione ti dà delle basi, ti dà uno spunto talmente grande che ne esci veramente arrabbiata, ma in senso positivo, cioè quel tipo di rabbia che ti rende combattiva, ti mette voglia di fare cose. Mentre invece questo libro qua, sì, hai dei momenti in cui dici, ah, che cavolo, possibile che non si possano avere asili garantiti qua, o non lo so, qualsiasi altra cosa, però è talmente tutto così ben confezionato in un certo senso, che è quasi come se ti desse questo contentino della serie, sì, andate a votare, è importante votare, però in realtà non ti sta veramente aiutando a decostruire. Sì, è abbastanza lunga, sono 3-4 pagine, però ripeto, non, così anche scorrendo i nomi, la maggior parte sono nomi inglesi, insomma. È come se tu stessi facendo il gioco di un certo tipo di politica che vuole essere talmente rassicurante che alla fine non fa niente. E questa è una cosa che appunto non mi ha fatto impazzire, e quello di cui volevo un po' parlare anche confrontandomi con voi per non parlare da sola, è proprio questo, cioè si può, è possibile in un certo senso riuscire ad essere semplici nella propria esposizione, è possibile riuscire a scrivere qualcosa che appunto possa introdurre un certo argomento, magari concetti un po' complicati, un po' complessi, senza però renderli banali, senza renderli un qualcosa così futile. Perché
A me viene in mente Femminismo per il 99%, di cui vi avevo anche già parlato, ma mi vengono in mente pochi libri. Ora non è che io sia l'esperta assolutamente, proprio no. Però appunto mi chiedo perché sia così complicato trovare qualcosa che possa introdurti appunto determinati concetti femministi, dandoti anche però quella sorta di scossa in più, che ti metta un po' in difficoltà in un certo senso, che ti spinga a farti delle domande su te stessa, sul mondo in cui viviamo, su quello che tu puoi fare, che ti spinga insomma a metterti in discussione. Ecco, qua con un libro così è come se il tuo attivismo, diciamo, comunque la tua decostruzione di te stessa sia fatta attraverso la lettura di questo libro. Non so come dire, è come quello che Mark Fisher dice nei confronti di film come Wall-E, no? È come se tu sentissi, esatto, il tuo attivismo fatto attraverso la visione di quel film, perché in quel film il padrone cattivo viene sconfitto e allora, che figata, no, ho fatto la mia parte, invece no. E quindi appunto volevo parlarne con voi, perché non mi piace smontare i libri, penso sempre che ci sia sempre un lato negativo, penso che magari anche leggendo questo libro possa venire voglia poi di informarsi di più e non fermarsi lì, insomma, non far finire lì le proprie conoscenze su questo argomento, però al tempo stesso mi dico, però non è detto, proprio per questo sentimento che viene spontaneo di come dire, completezza, no? Non so come spiegarlo, magari mi sto anche ripetendo, però ecco, volevo sapere se anche a voi è capitato, se cosa ne pensate, se avete dei consigli di libri appunto come può essere Femminismo per il 99% o i libri di Silvia Federici, che io non ho ancora finito di leggere tutta la sua ovviamente produzione, però quelli sono libri che ti fanno veramente riflettere, che ti spingono anche a pretendere di più dal mondo che ti circonda, ecco. E basta, adesso lo smetto perché penso di aver parlato veramente troppo. Fatemi sapere, appunto, parliamone un po' nei commenti, cerchiamo un po' di sviscerare questa cosa se ci riusciamo, e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!